Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi 5 potenziali crack per l'asta di riparazione. Prima di iniziare a vedere questi giocatori che possono darci una mano enorme al fantacalcio, lasciamo un like per supportare questo contenuto. Se non siete iscritti, mi raccomando, l'iscrizione è importantissima per non perdersi tutti i contenuti che trovate su questo canale. Parliamo solo di fantacalcio. Se ti interessa il gioco, se ti piace la tematica, la cosa da fare è sicuramente iscriversi al canale. In più, su questo canale ho già pubblicato numerosi video a tema asta di riparazione, per cui cosa buona e giusta per arrivare ben preparati e darci un'occhiata. Quindi ragazzi, se non avete visto i video precedenti, vi invito a guardarli. Poi vi ricordo anche di scaricare l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza anche del fantacalcio. Trovate notizie, interviste, highlights delle partite, aggiornamenti in tempo reale delle partite, insomma un kit di informazione completo per restare aggiornati sulla propria squadra del cuore, ma anche sulla propria squadra al fantacalcio. Trovate il link per scaricare l'app OneFootball gratuitamente in descrizione. Partiamo ora ragazzi con i nostri potenziali crack. Il primo è Eldor Shomurodov. È una delle ultime ufficialità di questi giorni. Shomurodov passa dalla Roma allo Spezia in prestito secco ed ora ha notevoli possibilità di giocare con la maglia dei Liguri. Si tratta di un attaccante che ben conosciamo e in un attacco a due come quello della squadra di Gotti può ben figurare, anche perché ha caratteristiche particolari. Può infatti fungere da supporto alla prima punta Nzola, oppure può fare anche la prima punta in mancanza dello stesso. Ovviamente lo Spezia c'è da considerare che ha determinati equilibri e ci sarà da vedere come Gotti lo adatterà al contesto, perché Nzola è un titolarissimo, Giasi è sempre stato titolare fino ad ora, è un giocatore che comunque il suo lavoro, soprattutto tanto lavoro sporco, lo fa praticamente sempre. Quindi andrebbe inquadrato molto bene l'acquisto di Shomurodov in chiave Spezia, anche perché la formula di prestito secco potrebbe non andare benissimo alla squadra ligure, visto che poi potrebbe tendere a valorizzare i giocatori di proprietà e non i giocatori di proprietà di altre squadre come Shomurodov. Detto questo, comunque Shomurodov avrà da subito l'opportunità di mettere in difficoltà Mister Gotti, perché Nzola è out per infortunio, quindi sarà subito catapultato come titolare, per cui me lo aspetto subito in rampa di lancio. Poi vedremo solo con il tempo cosa succederà, se riuscirà a prendersi il posto da titolare o meno, ma comunque è un attaccante dal quale mi aspetto comunque sempre il voto nel girone di ritorno. Da titolare o, se parte dalla panchina, il voto comunque dovrebbe garantirlo. E nell'ipotesi in cui riesca a convincere Mister Gotti, può diventare un acquisto molto interessante da fare al fantacalcio. Non è sicuramente un bomber, però nella maggior parte, se non in quasi tutte le leghe del fantacalcio, è svincolato. Secondo potenziale crack è un altro nuovo acquisto dello Spezia, altro giocatore che già ben conosciamo e sappiamo che al fantacalcio può essere molto importante. Parliamo di Simon Zurkowski, giocatore che sappiamo benissimo un ottimo potenziale da bonus, e abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa stagione che ha fatto lo scorso anno con la maglia dell'Empoli. E dei nuovi acquisti che vediamo in questo video è quello sul quale abbiamo più certezze. Quest'anno ha deluso molto, ma non perché non ha reso, ma perché ha avuto davvero tanti problemi fisici. Infatti anche l'approccio con la maglia spezzina non è stato un granché, perché si è infortunato subito. Starà ai box per qualche settimana, ma io comunque vi invito a puntarci, perché è un centrocampista box to box abilissimo nell'inserimento in area avversaria. È dunque un centrocampista che può regalare qualche bonus e quindi gioia al fantacalcio. In parecchie leghe è svincolato. In altre c'è chi lo ha puntato nelle aste precedenti, ma potrebbe essere anche rimasto deluso dal suo non rendimento di quest'anno e poi potrebbe anche essere spaventato dall'infortunio che ha avuto ora con la maglia dello Spezia. Il mio consiglio è quindi quello di puntarlo, provare a prenderlo o negli scambi se è stato già preso o all'asta di riparazione, perché qualcuno potrebbe appunto non puntarci proprio per quella paura dell'infortunio e non lo riesce a vedere come titolare. Ma si tratta di un giocatore che merita di essere aspettato, merita del tempo.
E se torna il giocatore che abbiamo visto lo scorso anno ad Empoli, in 18, 17, 16 partite che va a giocare può farci comunque due gol, anche magari un qualcosa in più. Chiudo su di lui dicendo che nel reparto di centrocampo difficilmente, a meno che non ci sono realmente tanti nomi, troviamo molti nomi meglio di lui. Parliamo poi di due giocatori del Verona, che fino ad ora è stato un grande protagonista di questo calciomercato, con diverse cessioni, ma soprattutto tanti nuovi acquisti. E con un buon potenziale, un potenziale da crack al fantacalcio, troviamo Duda e Ngonge. Il loro potenziale è veramente molto molto interessante per il fantacalcio. Ovviamente però dobbiamo ancora attendere qualche partita per capire come giocherà adesso questo nuovo Verona, un Verona rivoluzionato e che in particolare quest'anno non abbiamo mai visto al 100%, tra infortuni e nuovi acquisti. Sicuramente c'è qualche certezza come Lazovic, che a prescindere dal modulo e dal ruolo giocherà sempre, ma su tanti reparti, soprattutto tra centrocampo e trequarti, ci sono diversi dubbi. Tra le new entry, il giocatore sul quale ho maggiori sensazioni positive è Duda, centrocampista arrivato dal Colonia che può giocare sia sulla tre quarti che in mezzo al campo. Da capire quale sarà il suo ruolo effettivo, perché è facile immaginare da trequartista un potenziale da bonus, da mezzala ne avrebbe un altro. Ma se gli viene data la possibilità di giocare trequartista, uscire fuori dagli schemi può essere un giocatore interessantissimo e regalare 2-3 gol e altrettanti assist. Ma qualora sarà destinato a giocare un po' più dietro, i numeri sicuramente andranno riducendosi. Può quindi essere un buon colpo per l'asta di riparazione. È un nome che mi sento di suggerirvi in particolar modo e che potrebbe essere preso a pochi spicci, poiché poco considerati dai fantallenatori. Attenzione poi su di lui alla questione dei rigori, perché in passato ne ha tirati parecchi nel Verona. In questo momento non c'è un vero e proprio rigorista in campo, quindi potrebbe anche essere una sorpresa Duda sul dischetto. Il mistero però poi sarà svelato dal primo rigore del Verona. L'altro nome di cui andiamo a parlare è Ngonge. Negli ultimi anni è stato protagonista nel campionato olandese e lo scorso anno ha fatto anche il gol più bello della stagione. Può giocare sulla tre quarti e avere lo spunto per azionare le sue ottime doti offensive. In questi primi giorni al Verona non è stato ancora utilizzato tantissimo, però è un profilo da attenzionare, perché dovrebbe giocare sulla tre quarti ed ha qualità differenti rispetto agli altri trequartisti. E in particolare è tra i pochi mancini del Verona. Quindi anche per questo, per posizione di piede, potrebbe avere un po' più di spazio. Profilo quindi anche lui da attenzionare, perché qualora avesse continuità può portare anche lui un 2-3 gol e altrettanti assist. L'unico neo per lui invece riguarda il ruolo, purtroppo è listato attaccante, mentre Duda è centrocampista. Potrebbero entrambi giocare nello stesso ruolo sulla tre quarti, ma sicuramente da attaccante a centrocampista fa tanto la differenza, per cui da attaccante non è un attaccante di prima fascia per l'asta di riparazione, ma più un attaccante sul quale possiamo andare a scommettere con la consapevolezza di andare a completare un reparto che debba essere già solido. Andiamo ora all'ultimo nome, che è Brecalo, nuovo acquisto della Fiorentina, giocatore che ben conosciamo, che abbiamo ammirato lo scorso anno con la maglia del Torino. È un'ala sinistra di piede destro molto vivace in zona offensiva e che nello scacchiere tattico d'italiano, partendo da sinistra e accentrandosi verso destra, può aggiungere ulteriore imprevedibilità all'attacco viola. Parliamo quindi di un giocatore che calcisticamente è importantissimo, ma per il fantacalcio cosa dire? Purtroppo in primis bisogna far conto con il turnover di Vincenzo Italiano, e visto che la batteria degli esterni in questo momento è molto molto folta. Quindi non me l'aspetto titolare fisso, ma sicuramente un giocatore che avrà tanto spazio e che sul lungo periodo avrà anche la possibilità di prendersi il posto da titolare con quasi certezza. Facciamo anche attenzione a prendere in considerazione l'ipotesi che possa giocare insieme a Nico Gonzalez, perché Nico gioca storicamente a sinistra nella Fiorentina e Brecalo andrebbe ad occupare proprio quella posizione. Però facciamo attenzione, perché la carta Nico Gonzalez falso 9 per me è dietro l'angolo, quindi non vado ad escludere appunto che l'utilizzo
di Brecalo e di Nico Gonzalez avvenga insieme. Non per forza deve stare fuori uno dei due. Ovviamente al fantacalcio, come lo scorso anno, è lista l'attaccante. Considerando che nella lista svincolati non c'è molto, si prospetta essere uno dei migliori attaccanti che troviamo nella lista svincolati. Però non aspettatevi fuoco e fiamme da parte sua, perché stiamo parlando di un giocatore che nella sua miglior stagione della carriera ha segnato solo 7 gol. Quindi qualora arrivi a 3, stiamo parlando di un ottimo bottino per uno come lui. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto. Lasciamo un like al video se vi è piaciuto. Se non siete iscritti mi raccomando l'iscrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.